E ora lo sport, il volley, l'Ube di nuovo in vantaggio nella finale scudetto dopo la vittoria per 3-0 sul campo della Sir Safety Perugia. La serie è ora sul 2-1 per Civitanova. Alfredo Ranavolo. Certo, la mancanza di pubblico è più che una motivazione, ma non sarà il fattore campo a decidere questo scudetto. Di tre gare disputate non una è andata a chi calpestasse il Taraflex amico, ma in questa vittoria della Lube c'è qualcosa in più, una distanza che non si è vista nei primi due match. Gli uomini di Blengini non solo si sono imposti per 3-0, ma ogni parziale non è mai stato in discussione. Già il primo, pur più equilibrato, concluso comunque con uno sprint finale ospite, è quella che è stata l'arma principale del parziale, il muro. Hanno funzionato tutti i fondamentali d'attacco di Civitanova, compresa la battuta che ha visto nel secondo set Leal piazzare addirittura una serie di tre ace consecutivi. Fallosa invece Perugia sia nel servizio che nel cercare l'attacco in pipe. Il centro della rete è stato invece ben sfruttato da De Cecco, sia con gli attacchi da seconda linea che con i primi tempi di Simone Anzani. Sir è sempre più in confusione col passare dei punti. Se nel secondo parziale si è faticosamente arrampicata fino a 18 con Atanasievic quasi da solo a tenere a galla i suoi, nel terzo è rimasta aggrappata da davvero poco. Il solco scavato in fretta con un Wrigley che non sbaglia nulla ed è pure fortunato, e nemmeno un'arma trovata per limitarlo. La Lube difende tanti palloni, compreso quello che chiude il match addirittura con un 25-14. Resettare tutto subito, difficile immaginare che sabato alle 18 all'Eurosuole si ripresenti una squadra così in disarmo. Siamo allo sport, disfatta per la Sir Perugia che in gara 3 di finale scudetto non dà continuità al successo di domenica scorsa. Al Palabarton finisce con un netto 3-0 per Civitanova e il tricolore è sempre più lontano. Luca Pisinicca. Vince la Lube, anzi stravince. Gara 3 della finale scudetto non ha storia. Perugia in pratica non entra mai in campo, mentre Civitanova ha il grande merito di non abbassare mai la guardia, approfittando a pieno delle défaillances bianconere. Lo si intuisce da subito che c'è qualcosa che non va in casa Sir. Leon le sbaglia praticamente tutte. Travizza fatica a orchestrare il gioco, ma è il muro difesa dei Black Devils che proprio non funziona. I cucinieri, determinati e concentrati, come richiede una sfida tanto decisiva, ne approfittano. Il primo set se ne va 25-20, la reazione nel secondo è blanda e neppure la crescita evidente di Capitan Atanasievic, il migliore in casa Perugia, serve a invertire la rotta. Civitanova mette il turbo, passa 25-18 e domina letteralmente anche il terzo parziale, chiudendo 25-14 in neppure un'ora e mezzo di gioco. Davvero una passeggiata per la Lube, un divario esagerato che testimonia però tutti i limiti tecnico-tattici degli uomini di Fontana. Il presidente Sirci, scuro in volto, lascia il Palabarton sui titoli di coda e sabato all'Eurosuole serve un nuovo miracolo per inseguire ancora il sogno scudetto, evitando così di chiudere la stagione con zero titoli. Nella nostra metà campo abbiamo fatto troppi errori che non hanno permesso di stare attaccati a una partita, perché l'unica possibilità è di rimanere attaccati.